Oggi ho scelto una ricetta dal blog di Martha Stewart, dal suo sito. Okay. Visto che l'altra volta non sapevi chi fosse, ho deciso di punirti. Perfetto. E cuciniamo i mac and cheese, di piatto tipico americano. Gli ingredienti sono 6 fette di pane senza crosta, che andranno poi tagliate a cubetti, 125 g di burro, 1,5 litri di latte, 125 g di farina, poi ci voleva il white cheddar, 500 g, ma io ho preso l'asiago. Beh, non c'è italiano, direi così. Poi 240 g di groviera o 150 g di pecorino romano, diceva la ricetta, ma io ho deciso di fare un po' un mix, perché mi piace bello formaggioso. Abbiamo 120 g di groviera e 100 di pecorino romano. Quindi amalgamiamo un po' i sapori. Esatto, vediamo come viene. Mezzo chilo di maccheroni, poi ovviamente sale, pepe, noce moscata e il pepe di cayenne. Perfetto. Bene, allora io partirei così. Se tu mi metti a bollire del latte, il mezzo litro di latte, il litro e mezzo di latte, okay, in una pentola, io taglio il pane e lo metto in un pentolino con il burro. Perfetto. Vuoi un pentolone o una pentola più piccola? No, per il latte ti direi una pentola di grandezza media. Quindi questa? Quindi no, questa qua. Perfetto. Un litro e mezzo allora, sì, a bollire. Io okay, magari metto su questi fornelli, almeno non ti sto. Quindi questo blog è un blog... No, è il suo sito, il suo famoso sito, che però lei non è nata col sito ovviamente, è nata, come ti dicevo ieri, con le riviste. Pensa che poi sul sito di Martha Stewart ci sono mille modi in cui puoi fare il mac and cheese. Certi americani, in delle maniere impressionanti. Tipo lei suggerisce una variante con pollo e broccoli. Quindi mamma mia, ti è andata bene. Potevo farti fare quella, no? Nessuno, dai, avrebbe mai avuto il coraggio di seguire loro... la ricetta americana in pieno. Ma sai, ma loro secondo me sono anche un po', diciamo, cioè, sfasati su questa cosa. Perché se pensi che per loro, mentre per noi è un main dish e anche direi bello abbondante, da loro il mac and cheese, non so se ci hai fatto caso quando hai fatto il tuo giro negli Stati Uniti, ma è un contorno. Cioè, io mi ricordo benissimo, a New York sono andata in una steakhouse molto famosa e te lo servono insieme alla bistecca. Cioè, vuoi le patatine, vuoi la pasta al forno. Anche nei ristoranti di Londra te lo servono. Esatto, che io la trovo una cosa allucinante. Non c'è bisogno di andare in America. Ma qual è la storia del mac and cheese? Tu la sai? Io in verità ho visto che lei la menziona sotto la ricetta. Taglio un po' di formaggio nel frattempo. Sì, dai, grazie. Poi se dopo... Dai, un coltello, mi passi il coltello? Sì. Dimmi se dopo imburro la teglia. No, se dopo la teglia la puoi imburrare per ultima, ma magari adesso io ti lascio quale i dadini di pane. Ok. Che vanno poi saltati in un pentolino con il burro e fatti dorare, perché poi andranno a costituire la nostra crosta croccante del mac and cheese. Ok, perfetto. Quindi verrà una specie di pasta al forno col formaggio con una gratinatura sopra. Esatto, non è proprio un piatto estivo. No, devo dire di no, però vabbè, è un piatto per tutte le stagioni, dai. Ma in verità se metti dentro degli ingredienti stagionali, appunto tra le varianti, oltre a quella abominevole con il pollo, ce n'erano tante carine, tipo una primaverile con gli asparagi e i pisellini. Okay. Credo che un po' te lo puoi anche personalizzare. Quindi con l'Atlante sei finito? Sì, eravamo a disegnare sull'Atlante in sala le sì, tappe, ma siamo riusciti a fare un sacco di cose fantastiche. Siamo passati dagli Amish in Pennsylvania, che è quella comunità che vive... Quella che vive nel 600. Sì, in realtà nell'800 e quindi non hanno l'elettricità, non usano le macchine, quindi vanno in giro con le carrozze. Ma non c'entra niente con i mormoni, vero? No, i mormoni sono una comunità religiosa e vivono... Perché sono quelli che non bevono il caffè. No, sono assolutamente... Vivono assolutamente... Adesso io mi sono preso il compito un po' più basso, cioè, quest'anno. Cioè, devo fare la salsa bianca. Okay. Ho questa doppia frusta, magnifica. Spero mi aiuterà nel non formare grumi. I formaggi vanno bene tagliati così?
Ma sì, dai. Ce le faremo, ce le faremo andare bene. A me piacciono che siano un po' più spessi. Buonissimo. Il pane burro. Vabbè, ma dai, così va bene, secondo me. Vabbè, ma finisce. Non solo perché le vuoi mangiare, allora non mangi bene, vai. Ma sai perché stiamo facendolo? Siamo dei c***o. È sul fornello. Acceso? Acceso. Ma dicevo, ma che c***o? Perché non si raffredda? Guarda questi pezzi, perché se sono poi tutti... Ma poi si sciolgono nel forno. Il pane si scioglie nel forno. Ma sì, ma no, viene inglobato dal formaggio. Guarda che meraviglia. Vai. Inforniamo? Inforni per mezz'ora 180. Ok. Ho fatto i colpi. No, grattaci su un po' di pepe, mi lavo le mani. Ok, giusto per non farci mancare niente a livello di spezie, aggiungiamo altro pepe. Allora, adesso mettilo in forno per mezz'oretta, 180 gradi. Perfetto. E poi siamo perfetti. E aspettiamo di mangiare. Qua io mi apri il forno, altro, per favore? Sì, certo. Quando vediamo che la crosticina è bella dorata, sono pronta. Bene, Edo, è uscito dal forno. A me sembra che il nostro bambino è perfetto. Sia perfetto. Prova assaggio. C'è un angolo che ti ispira di più di un altro? Io scelgo sempre le parti centrali, però forse no. È scomodo. No, è più buona la crosta. Allora la questo, parte qua, centrale. Questo qua. Difficile. Se no, allora fai come allora, vuoi. Da, mi prendi del grana in frigo, certo. Che... guarniamo. Porzioni non troppo grandi perché secondo me qua il grana la grattugio. È complicato non farla. Ops. Vabbè. Con il grana magari si aggiusta, che dici? No, già che ci sono ti do anche un altro po' di qui. Vai. A me mi piace così, un po' più cremoso. Io prendo anche un po' di pepe. Beh, direi che di cheese ce n'è abbastanza su questi Mac, quindi... Guarda, perfetto. Allora, aspetta. Fai la foto. Prima che mi si rovini. La crosticina, secondo me, è la parte migliore. Ma sì, guarda che meraviglia di foto. Ma guarda che figata il nostro piatto, scusate, dopo vedere. Io prendo la crosta. Okay. Tu assaggia la crosta, io assaggio il cuore. Beh, siamo una coppia perfetta, sì. Mi è d'accordo su come dividerci crosta e molline. Caldi. Caldissimi e buonissimi. Buonissimi. Blog? No. Allora, davvero molto cremosi. Mi piace molto. Anche a me. E poi mi piace il contrasto con la crosticina sopra di pane. È una bellissima idea. Beh, a Martha Stewart secondo me meno di 8,5 non si può dare. Perfetto. Per me 8,5, la ricetta è venuta infilata tutta liscia. L'unico appunto la salsa di formaggio, farina e burro e latte. Mm-hmm. Però con i giusti strumenti direi che me la sono cavata egregiamente. Non ha fatto grumi, è perfetta. Assolutamente. Ovviamente pepe, più noce moscata, sì. Più pepe di cayenna, stare un po' attenti perché sennò diventa troppo frizzante, però è buonissimo. Perfetto. Per cucinare i mac and cheese abbiamo usato 6 fette di pane bianco in cassetta, 125 g di burro, 1,5 litri di latte, 125 g di farina, 0,5 kg di asiago, 240 g di groviera, 120 g di pecorino romano, 0,5 kg di cavatappi, noce moscata, sale, pepe nero e pepe di cayenna.